Tadej Pogačar ha vinto il Giro delle Fiandre. Sì, lo sloveno ce l'ha fatta. Sul lungo rettilineo finale di Oudenaarde è arrivato da solo, a braccia alzate, sul traguardo, con Van der Poel sullo sfondo. Sì, proprio quel Mathieu Van der Poel che lo scorso anno non era riuscito a staccare e che appena qualche settimana fa alla Milano-Sanremo lo aveva battuto. Tadej ha dato spettacolo, ha attaccato sul primo passaggio sul vecchio Quaremont quando mancavano oltre 50 km dalla conclusione, poi l'attacco decisivo sul secondo passaggio, sempre sul vecchio Quaremont, e da lì si è lanciato in una leggendaria cavalcata solitaria. Una cavalcata che lo ha proiettato in un'altra dimensione, lo ha proiettato nella leggenda. Sì, Tadej Pogačar è una leggenda del ciclismo. Cos'altro aggiungere? Beh, io fatico a trovare aggettivi per definire Tadej. Sono molto giovane, quindi non ho vissuto il ciclismo del passato e devo ammettere che non ho mai visto un corridore che vince il Tour, che lotta per la classifica al Tour, competere anche in questo modo nelle classiche del Nord. Pogačar lotta ad armi pari con corridori come Van Aert e Van der Poel nelle classiche del Nord. Mentre ovviamente al Tour de France non vedremo mai Van der Poel e Van Aert lottare per la classifica con Pogačar. Dunque questo ci fa capire quanto sia eccezionale lo sloveno della UE. Abbiamo dunque davanti una leggenda vivente del ciclismo, e forse più che vivente sarebbe più corretto dire una leggenda in attività. Perché Pogačar è una leggenda in attività. E dobbiamo tornare probabilmente ai tempi di Hinault per trovare un corridore del genere. Hinault ha corso negli anni 80, ha vinto 5 Tour de France, 3 Giri d'Italia, 2 Vuelta a Spagna. Pogačar ha vinto 2 Tour, ha fatto secondo nel Tour dello scorso anno. Però Pogačar per lui, per Tadej, questo è solo il quinto anno da professionista. Lui ha partecipato a 4 corse a tappe in carriera. La prima è stata la Vuelta del 2019, dove all'esordio da pro si è piazzato terzo in classifica generale, ha fatto podio nella sua prima grande corsa a tappe. Poi le due vittorie al Tour, il secondo posto dello scorso anno, adesso ci riproverà per fare il tris al Tour de France, ma ragazzi, il Giro d'Italia e la Vuelta sono assolutamente alla sua portata, deve solo decidere di andarci, partecipare e vincere. Per quanto riguarda le classiche, Hinault ha vinto una Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, due Liegi, quindi tre classiche monumento proprio come Tadej, solo che Hinault ha vinto la Roubaix, mentre non ha vinto il Fiandre come ha fatto ieri Pogačar. Quindi un paragone con Hinault che ci sta, ma c'è anche qualcuno che lo paragona a Merckx. Beh, Pogačar è giovanissimo e chissà, magari può vincere anche lui le 5 classiche monumento. Per quanto riguarda i grandi giri, ripeto, sono ampiamente alla sua portata, tutti e tre. Deve solo decidere di partecipare al Giro d'Italia e alla Vuelta a Spagna. Dato che al primo anno comunque la Vuelta l'ha fatta, ha vinto 3 tappe, ha fatto terzo nella generale, ha dato spettacolo. Per quanto riguarda le classiche monumento, beh, la Milano-Sanremo, dal mio punto di vista, è ampiamente alla sua portata. Ha fatto quinto lo scorso anno, quarto quest'anno, non è facile, però ragazzi, è alla sua portata, perché Tadej è un corridore che comunque in pianura va forte, lo avete visto ieri quando ha staccato Van der Poel dopo l'Odd Quaremont nel tratto pianeggiante, lo ha stroncato. Addirittura Van der Poel dopo nella discesa, dopo il secondo passaggio sull'Odd Quaremont ha avuto anche l'aiuto di una moto. Non so se ve ne siete accorti dalle immagini, c'era una moto molto vicina che lo ha aiutato e anche parecchio, ma non c'è stato niente da fare. Fino a quando aveva la moto lì davanti restava a 15 secondi. Poi quando ovviamente la giuria giustamente ha segnalato alla moto di allontanarsi, beh, lì poi è finita per Van der Poel. Quindi se Pogačar dovesse riuscire a staccare sul poggio gli avversari, beh, poi lì nella pianura non verrebbe ripreso. Quindi la Milano-Sanremo è ampiamente alla sua portata. Per quanto riguarda la Roubaix, beh, è un po' più difficile per lui. Sicuramente Pogačar era un corridore che sul pavé
oppure comunque sullo sterrato va forte. L'abbiamo visto al Fiandre, l'abbiamo visto alle strade bianche, quindi non ha nessun problema ad andare forte anche sulle strade della Roubaix. Lì l'unico problema sarebbe riuscire a staccare gli avversari, perché comunque il percorso è completamente pianeggiante. Cacciare di ruota gli avversari non sarà facile, anche perché verrebbe assolutamente marcato a uomo, proprio perché in pianura è forte, quindi se prendesse 10 secondi poi andrebbe al traguardo. Quindi lì, per quanto riguarda la Roubaix, non è facile, ma non è impossibile. Almeno il mio pensiero è che è più probabile che vinca la Sanremo che non la Roubaix. Quindi ragazzi, termina questo breve video in cui un po' vi ho detto la mia su Taddei, che dal mio punto di vista è una leggenda in attività. Abbiamo una leggenda del ciclismo. Io chiudo ponendovi una domanda e ditemi la vostra nei commenti. Pogacar può vincere tutte e cinque le classiche monumento? Questa è la domanda che vi faccio. Quindi il video, ragazzi, termina qui. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se trovate questi contenuti interessanti, e vi ricordo l'appuntamento di domani, di martedì sera, un appuntamento settimanale con la live di Bagar sul canale di Davide Petrini. Io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video, sempre per parlare di ciclismo. Ciao a tutti ragazzi.